Dai, dai, vediamo, vediamo. La profumo so tipo Sì, che sei sommelier. tavola. Sì. Sommelier. Uguale. Non so neanche, C'è non fixo so. rallo. Perché ne manca un pezzo in realtà. Cos'è? Una foto. Guarda che belle. Allora, questo me ne guardo con calma. Questa è una parte. Adesso la apriamo. Oh, che bellina, è una collana. È bella, l'essenziale invisibile agli occhi. L'ho messo in così Natale per deviare. Ti ho fregato. Alla grande. Non immagini. Immagina, puoi. Speriamo che va bene, soprattutto. È giusto? Immagino mi ha mandato una cosa sbagliata. Ah, tu pensi che io, invece io, il cervello mi lavora sempre. Speriamo che va bene come grandezza. Forse le fanno larghe e non lunghe. Però te l'ho presa bella comoda perché si potrebbe accorciare. Devi girarla, se no noi che vediamo. E io la devo vedere. Hogwarts, perché Daniele esce pazzo per Harry Potter. Sì, è buono. Bella larga, l'ho presa per Guarda. l'estate, tipo si muove, se la vuoi mettere per uscire. Perché era troppo piccola, più piccola. Visto? Harry Potter. Sei contento? Ti ho stupito. Pronti per andare, ma... Loro devono uscire prima di me, quindi sto preparando le mie due insuline. Glucometro, ci siamo? Ogni volta mi dimentico qualcosa. Glucometro c'è, perfetto, c'è tutto, aghi, striscette, ok. E telefono, fotocamera, custodia sempre con me. E si va. Super comoda, super sportiva, ma soprattutto con la mia collanina. Fantastica, l'essenziale invisibile agli occhi, pronta per questi 2 giorni, 1 giorno e mezzo di relax e tante cose belle da fare. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Ormai parte con la musichetta sua, sì, perché lui si immagina. Siamo in macchina perché ci stiamo dirigendo verso il mare. Sì, lo so, avrei visto già un vlog che andavamo verso il mare. Non andiamo sempre al mare, sappiatelo. Ma Come non ho fine avuto tempo settimana? di fare. Infatti, ho ripreso, cioè vi ho pubblicato 2 weekend vicini perché non ho il tempo di fare niente in questo periodo. Sono presa da tante cose, quindi quello che posso vloggo e ve lo metto, così mi intrattengo. Siamo qua per intrattenere, ci facciamo due risate, combiniamo danni. E ora capirai quanti danni ho fatto in quest'ultimo mese, perché te li racconto fra un attimo. Abbiamo iniziato con le clip di ieri sera. Ieri sera è stato il giorno prima del nostro anniversario e c'è stata una ricorrenza strana. Praticamente ci siamo ritrovate dopo 6 anni allo stesso orario, nello stesso posto con mia cugina, nonché una delle mie testimoni. E lei è la famosa ragazza che mi ha fatto il contenitore dei pensieri positivi che io vi leggo al fine video da qualche giorno. Quindi Ilenia, sapete bene, è una parte del mio cuore. Quando mi ha detto, sai, volevo venire a trovarti e mangiare il gelato di tuo padre, perché sai che mio padre fa il gelato buono, sarò a Reggio
sarò disponibile nel weekend. E ci guarda, facciamo di venerdì perché giovedì non posso. Poi ci siamo resi conto che nei ricordi di Facebook ci portava insieme il giorno 27. Ha detto guarda la foto, stasera dobbiamo rifare. Abbiamo rifatto la stessa identica foto, nelle stesse identiche posizioni. Sono morta alle risate, ragazzi. Ho passato una serata bellissima. Prima del gelato abbiamo fatto un bel aperitivo perché ho fatto vedere la casa. Dato che ho cambiato casa da poco, gliel'ho voluta fare vedere. E niente, ho passato una bellissima serata in sua compagnia. Non ci vediamo quasi mai con mia cugina, perché comunque io ho sempre una vita troppo impicciata. Oggi ad esempio mi ha chiamato anche una mia zia per farmi gli auguri per l'anniversario. Sì, oggi facciamo l'anniversario. E ho una vita impicciata. Mi dispiace che non riesco a sentire e vedere tutti. Però quello che posso cerco di fare, se no pazienza. Mi si deve prendere anche così come sono. Detto questo, abbiamo aperto i nostri regali, perché sì, noi festeggiamo, ragazzi, perché nella vita bisogna festeggiare, perché le sorprese ci piacciono a tutti. Quelli a cui non piacciono le sorprese sono persone che non sanno, secondo me, stupirsi, perché alla fine la vita è sempre una sorpresa, giusto? E poi, soprattutto, di sorprese non tanto belle la vita ce ne fa ogni tanto, quindi è meglio ogni tanto farsene di belle, e quindi noi ci facciamo i regali. Per noi i compleanni, i compleanni, gli anniversari sono importanti semplicemente perché è un modo per fare qualcosa di diverso, di sfizioso, niente di che. Ovviamente non aspettiamo solo le feste comandate, ma anche noi abbiamo sempre regali, cioè, anche cose economiche a volte. E quindi Daniele mi ha regalato questa collana bellissima che vi ho fatto vedere. Molto bella, mi piace tantissimo, mi piace perché è particolare, è lunga, e poi c'è la frase del piccolo principe, molto bella. Io ho regalato delle foto, ha stampato tantissime foto, tra l'altro ha scaricato un'app comodissima che paghi solo le spese di spedizione, 4 euro, e puoi scaricare ogni mese 40 foto, 45, 41, no, 41 foto, 45, 45 foto, e quindi le ha stampate e me le ha regalate, foto di tanti momenti con tante persone diverse che hanno fatto parte di questi, non solo di questi 6 anni, anche di più. Però ecco, in questa vita insieme, in questi 6 anni, da marito e moglie, sono state esperienze che abbiamo fatto insieme, quindi molto bello. Io invece a lui ho regalato una maglietta di Hogwarts, di Harry Potter, perché lui ama Harry Potter, sta facendo una collezione per costruirsi il castello, e quindi io ho regalato questa cosa qui. Ovviamente è stata una tragedia perché l'ordine l'ho dovuto fare da sola, e alla nostra gift counselor. Sì. Non vi ho detto una cosa, il regalo che ho fatto a Daniele, quella maglietta, ragazzi, è sconfiggere uno dei limiti che ho, superare, ragazzi, una tragedia, superare uno dei limiti che ho, che sarebbe quello di fare gli ordini online. Ora, fino ad oggi, quando io ho fatto gli ordini online, mi ha aiutato sempre Daniele. Questo cosa ha voluto dire? Che facendo il regalo a Daniele non puoi consultare a Daniele. Allora chi consulti? Ad Alessia, santa Alessia. Alessia è la nostra consulente di regali. Daniele chiede a lei per me e io chiedo a lei per Daniele. Ci stiamo per... No, non puoi sorpassare. No. Fuoco meo, aspettate. Cioè, sto vivendo 2-3 infarti di seguito. Ehi, mamma mia. Qua c'è curva. Infatti lo stavo superando. No, non ci siamo capiti. Non stavo superando. Coniugi rimasti in un incidente nel loro giorno di anniversario. Fa notiziona. No. Inizia. Madonna mia, che triolo che sei. Ma se sei tu che stai facendo delle cose assurde. Ma che cose assurde ho fatto? Un sorpasso ho fatto. Parte dove c'era la strada larga 3 metri. Comunque, stavo dicendo, ammalatia. Allora mentale. Ho consultato Alessia, che mi ha indicato un sito dove comprare tutte queste cose. Il sito è si chiama EMP, mi pare. Sì, lo trovo e ve lo scrivo, se mi ricordo. Sì. EMP, che non so perché cosa sta, non me lo ricordo. Ho fatto l'ordine, quando ho fatto l'ordine non mi risultava detratto il pagamento, e sono andata in panna, e allora ho cercato di contattare Daniele facendogli capire che stavo facendo un ordine Amazon per le mie cose, quando in realtà era per le sue. Fortunatamente lui è talmente nel suo mondo che non ha capito. Boemo.
E poi avevo il dubbio perché contemporaneamente, mentre io ho fatto il mio primo ordine, tutto da sola, con il supporto di Alessia solo a livello di... Lei mi ha consigliato il sito, ecco, mi ha detto le misure, devo dire, mi ha supportato in questo. Per il resto ho fatto tutto sola. Contemporaneamente cambiano il nome della via di casa dei miei genitori. E io cosa ho messo? La via precedente. Benissimo, già i postini si dimenticano di casa di mia mamma. Non potevo far arrivare a casa di mia suocera, perché mia suocera sa che i pacchi arrivano sempre per Daniele e mi avrebbe sgamato Daniele. Allora che fai? Stai con l'ansia, giustamente, che arriva sto pacco. Ora genio, ragazzi. Dove mi metto io c'è sempre qualche problema. Io, ecco, vabbè. Comunque, detto questo, ce l'ho fatta. Ho fatto il mio primo ordine tutto da sola. Sono stata brava. Avevo l'ansia nella misura, invece è leggermente più grande la maglietta, però è bella, meritava. Detto questo, ciao. Sono una donna felice perché ho fatto il mio primo ordine da sola. Cioè, due limiti in un mese: ordine da sola e vestiti online. Cioè, due cose in un mese. Sono superata, sono brava. Complimenti. Bravissima, brava, brava. Con la nostra allegra compagnia ci manca anche la ranocchia, che non so dov'è. Dove? Potevi prenderti la fotocamera? Quale? Che salta! Ma che salta! Eccola là! Che grossa! Poverina! Amica, perché non te ne vai? Rischi la vita. C'è una ranocchia. Ci manca lei. Dopo il geco, che non sappiamo dove. Dovrebbe essere qualche parte qui. Era là? Non si bruci. L'ha regalata. Dico, quando te l'ho regalata. Buongiorno, eccomi qua. È il giorno dopo dalle riprese che hai visto, cioè quella che ho ripreso poco fa, è la mia colazione, il mio inizio mattinata, che è iniziato con la lavastoviglie da svuotare e i piatti che ancora devo terminare. Mi sono fermata un attimo perché mi sono ricordata e volevo dirvi due cosette di queste due scoperte che ho fatto, perché io nei vlog cerco sempre di mettervi cose che scopro in modo che condividendo possano servirvi. Dunque, innanzitutto il barbecue si è rivelato, anche con la salsiccia e il grasso e il magro, molto molto buono. È super veloce nel cuocere, nonostante sia piccolo, nonostante vada a batterie, e soprattutto le batterie sono durate dall'altra volta, che abbiamo comunque l'abbiamo utilizzato per 40 minuti. Anche questa volta che l'abbiamo utilizzato per un'oretta. Abbiamo cotto un bel po' di carne, l'abbiamo proprio provato, perché comunque l'abbiamo testato, perché quest'estate andremo di grigliata, perché si sa, la grigliata è bella, cioè la grigliata secondo me porta, non so, gioia, spensieratezza, non lo so, mi dà una bella sensazione. Sarà che tutte le grigliate che io ho vissuto erano momenti molto belli dove sono stata insieme a persone,
E con Daniele ci piaceva l'idea che quando viene qualcuno si può improvvisare una grigliata. Quindi ci teneva tanto Daniele in questa cosa e devo dire che io ero contenta di questa sua idea. Perché lui l'ha detto al barbecue dopo mio papà adesso ha preso le redini di Daniele. E a casa nostra ovviamente, perché a casa mio padre, sempre mio padre continua a farlo. Però ecco, abbiamo testato che si può fare benissimo una grigliata e che è davvero piacevole. Soprattutto lì nella casetta c'è questa piccola verandina molto modesta ma molto bella perché rilassante. C'è l'ombra che abbiamo creato, come hai visto. Infatti noi facciamo sempre così nei vlog, vedi spesso questa cosa: prima il dovere e poi il piacere. Abbiamo creato la copertura che in inverno non lasciamo, altrimenti con le tempeste che ci sono, perché là il mare arriva anche a volte vicino casa, non troveremmo granché come copertura. Però aspetta che chiudo. Daniele ha comprato casualmente la nastrina, nastrino mi pare che si chiamano, sì, queste treccine della Mulino Bianco, perché erano in offerta, che però non si è reso conto che erano pere e cioccolato. Un leggero gusto di pere, è vero, è proprio leggero. Penso ci sia nell'impasto, non ho ancora ben capito. Cioè stamattina ho sentito più il cioccolato della pera. E devo dire, riscaldata un minuto al microonde, io così faccio, la riscaldo, perché sennò mi sembra molto stupposa la nastrina. È molto buona. Ma sono buone, era la prima volta che li provavo. E poi, anche per la prima volta, ho provato questa combo di formaggio spalmabile, peperoncino e peperone del Lidl, marca Milbona, con questi peperoni che sono praticamente fatti con dell'aceto, penso, sì, con dell'aceto. Hanno zero grassi perché non sono sott'olio, praticamente. E anche una quantità giusta di glucosio, per quanto mi riguarda, da inserire sempre nell'alimentazione. Comunque, devo dire, sono ottimi. Se vuoi insaporirti i piatti e vuoi mangiare un po' leggero, li puoi comprare. Ce l'hai sempre a disposizione, una volta aperti li metti in frigo. Ma sono così buoni. Arriva il caldo e, come ho detto, piatti freddi. L'altra volta rucola e salmone, oggi il riso. Me lo faccio con un po' di mozzarella, con la farina tagliuzzata, e peperoni, questi qua che prendo al Lidl, peperoni a filetti all'aceto di vino, che vi ho fatto già vedere. Io mangio di solito con il formaggio spalmabile. Ora li scolo un po', li tagliuzzo e li mangio col riso. Salve, io e Kiwi stiamo andando di là perché dobbiamo iniziare a farci bella, darci una bella sistemata. Accorciamo questo pelo, però prima di accorciare il pelo ci dobbiamo pettinare, che l'ho trascurata non solo a lei, tu non mi vedi, l'ho trascurata non solo a lei ma anche alla piccolina qui. Lori fortunatamente non ha molti nodi, solo nelle orecchie si formano, si eliminano facilmente. Quindi iniziamo da Kiwi e restyling questa settimana, dato che ho un po' più di tempo libero in quanto lavoro meno questa settimana, mi dedicherò a loro. Ora sto iniziando e per allietarmi la situazione ovviamente abbiamo YouTube. Il viso felice di Kiwi, vero? Sei felice? Felicissima. Ci dobbiamo fare un bagnetto domani. Oggi pettiniamo, domani laviamo e poi continueremo con tua figlia. Non ti bacini, mi dai pure dopo i bacini. Praticamente un'altra Kiwi, ecco. Guarda cosa succede quando Kiwi scende. Rolica, gli fai i chiodi. Cioè, questa è normale amministrazione. La tira, qua. Anzi che non se la sto portando dietro alla coda. Quando era piccola se la tirava dalla coda. Adesso vado a stendermi alla lavatrice, che c'è mamma che mi aspetta. Devo darmi pure una sistemata che sembra una pozza esaurita. Quindi, qui non vi spoilerò niente perché c'ho la mia lavanderia in fase di costruzione. Poco, niente. Questa sola è rimasta dalla lavanderia di prima. E apriamo e svuotiamo. Anche lei fa una brutta fine. Sto cercando una cesta che si chiude, sinceramente, però ancora non l'ho trovata. Ho utilizzato per la prima volta il Vernel. Adesso vi faccio vedere quale. Aromatherapy Magia di Magnolia. E ha un profumo bellissimo. Speriamo che rimanga sui vestiti. Ecco. Mentre finisce di fare qua con questo sottofondo, perché i nostri vlog sono sottofondo di cibo, ci può essere? Si vede? Volevo dirti che sono andata sia in un negozio comunque di casalinghi, sì, che alla Coop, e ho comprato tre cose, proprio tre.
Prima ho comprato lui perché mi servirà per un progetto che sto portando avanti della lavanderia, quindi ne avevo già qualcun altro, l'ho comprato tutti la stessa linea perché devo fare una sistemazione particolare, e ho preso questa bottiglia perché mi serviva. Due ne ho prese con il tappo in sughero. E poi ho preso lei per la prima volta, acqua micellare di questa marca Viviverde. Aspetta, sta bruciando tutto. Di questa marca qua Viviverde, io ho già comprato Viviverde, sì, Viviverde Coop. Ho già comprato la mousse, se vi ricordate bene. Sì. Anzi di sì. È pronta Dani comunque. Ho comprato la mousse e mi sono trovata benissimo. Alla calendula, non mi ricordo cos'altro c'è, forse olio di mandorle. Questo invece è estratto di calendula ed estratto di arancio, di arancio dolce proveniente da agricoltura biologica, azione addolcente, acqua micellare delicata. Speriamo che strutti bene. Proviamo, costa pure poco. Non l'ho usata, ho usato l'altra per adesso, quella è la Garnier. Perché finisco una cosa e poi inizio un'altra. Io non inizio mille prodotti, non mi piace, non mi piace avere troppe cose in giro e soprattutto buttarle perché sono aperte da troppo tempo. No allo spreco, sì a balsoia. Detto questo, noi siamo pronti per cenare e ti lasciamo il pensiero positivo appena terminiamo di mangiare. Mi sento osservata. Che fai là? Il pensiero di oggi non lo vado a prendere nel barattolo, ma è un pensiero che andrò a mettere nel barattolo, come vi ho detto, oltre ai pensieri che mi scrivete voi a mano, quindi se ancora non l'avete fatto o avete visto questo video per la prima volta e siete arrivati fino alla fine, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella che deve diventare scura e soprattutto lasciatemi un pensiero positivo da mettere nel mio barattolo di pensieri positivi. Quindi, alla fine di ogni video, come abbiamo detto, ci lasciamo con un pensiero. Oggi lo prendo dal libro che sto leggendo la sera e nei miei momenti di relax. E la frase che ho scelto è questa: dal buio tutti veniamo alla luce. Nascere e venire alla luce. Crescere e venire alla luce. Amare e venire alla luce. Essere felici e venire alla luce. Forse per questo amiamo così tanto i tramonti e le albe, perché ci ricordano che siamo una parentesi di luce nel buio. È una delle tantissime frasi che io ho sottolineato e che andrò a mettere nel barattolo, penso che dica tanto, perché credo che ognuno di noi spesso nel proprio percorso di vita si senta nel buio, ma questo ci ricorda che in realtà siamo nati per essere luce, quindi niente. Spero ti possa aiutare in questa giornata. Ti auguro come sempre un buon tutto e soprattutto mi raccomando, scialatela nonostante tutto. A presto, ciao ciao.